addirittura ha sei mani ed ecco le due protagonisti di questo libro, ovvero Fiorella Franchini, Laura Bufano, Umberto Franzese. Laura, come si fa a scrivere un libro sulle donne a sei mani? È stata un'esperienza bellissima, ognuno di noi ha cercato di dare la sua impronta, nel senso ognuno ha messo fuori quella che è la sua anima, quello che voleva sapere dalle donne. Le nostre donne protagoniste sono donne che sono impegnate nei più svariati campi. Io ho avuto il piacere di intervistare scrittrici, editrici, un architetto, un ingegnere, e devo dire che le loro anime sono state messe a nudo e sono delle anime splendide fatte da tantissime donne. Quindi tra questi ci sono anch'io, ringrazio il professor Franzese, un'intervista davvero bellissima. Ecco. La donna è un universo incredibile, perché tutte queste protagoniste dimostrano quanta sensibilità, quanta intelligenza e quanta emozione ci sia in una donna, quanto sia capace all'esterno, quindi sono un grande patrimonio non soltanto per se stessi, ma un patrimonio sociale. Siamo un patrimonio dell'umanità. Ma tutto questo è il lode, è il lode della donna. Io voglio parlare di violenza, di femminismo, di non mi piace. Io voglio parlare della madre, voglio parlare della sposa, voglio parlare della madre, della lavoratrice. Le donne sorreggono le tracce e l'altra parte sorreggono le donne, però non piano sulle donne, sono l'altra parte. Donne ne hanno, ci sarà un seguito, questo è successo, complimenti davvero così anche. Eh sì, siamo già alla terza puntata, si direbbe oggi. E questa è la seconda, la prima la facciamo un'altra donna, qualche anno fa. Beh, prima l'abbiamo fatta anche sul palcoscenico della Piazza del Carmine. Sì, esatto. Bella. L'avevo dimenticata quest'anno, cioè l'anno che è trascorso da poco, abbiamo votato da poco. Grazie, noi speriamo di continuare, di fare questa testimonianza, è un avvenimento grandissimo per tutte le donne e anche a tutti noi. Però so che non si trova in Italia, per chi volesse non trovarla. Questa è stata la nostra prima presentazione, ne seguiranno altre e distribuiamo gratuitamente questo nostro lavoro. Una battutina, le donne che protagonisti sono 33, però non c'è niente a che vedere con il famoso convento delle 33 monache di clausura, eh? Non le rappresento, siamo donne. Grazie, un po' complimenti, grazie.